2020, qual è il gioco che aspetto di più di questo nuovo anno? Non è una domanda facile, ma il primo che mi viene in mente è il nuovo Animal Crossing New Horizons, un nuovo episodio di una serie che ho divorato fin dal primo gioco su GameCube, anche se originariamente è uscito su Nintendo 64 in Giappone. Non vedo l'ora di trasformare questo New Horizons in una nuova ossessione che probabilmente mi durerà anni. Anni, uno, due, tre anni. Secondo gioco più atteso è una bella battaglia perché vede contrapposti due sviluppatori polacchi. Dying Light 2 di Techland o Cyberpunk 2077 di CD Projekt è una scelta tostissima. Cyberpunk lo adoro, già a prescindere per l'ambientazione, ma Dying Light 2 con quel sistema che quasi non prevede game over, la scrittura di Avellone al massimo della forma, è una bella battaglia, ma in cuor mio mi sento di attendere un po' più Dying Light 2. Terzo gioco, anche qui non è facile, perché ho pensato subito a Humankind di Sega, il rivale, finalmente un rivale di Civilization, però poi naturalmente ci ha messo lo zampino Raffaele che mi ha ricordato Flight Simulator. Il nuovo Flight Simulator sembra veramente un portento, ha la possibilità di... ti propone l'intero pianeta con il traffico, nuvole dinamiche che sono le stesse nuvole che guarderesti alzando gli occhi al cielo, perché anche lì è tutto, funziona tutto in iperconnessione, quindi c'è il meteo reale del mondo reale, c'è un dettaglio della mappa che praticamente include ogni singolo edificio, compresa casa tua, tu che mi stai guardando, non vedo l'ora di mettermi alla cloche di un Cessna e volare basso, atterrare nel parcheggio di casa mia, o che ne so, prendere un Boeing e farmi Fiumicino Rio de Janeiro. Cosa c'è di meglio di Fiumicino Rio de Janeiro? Certo che c'è qualcosa di meglio, ed è addormentarsi a tre quarti del tracciato per poi schiantarsi nella giungla. Questo, secondo me, è il meglio del 2020. Alla prossima!